Questo è un progetto che parte da lontano, parte da un'idea che nel tempo cresce e nel tempo diventa realtà attraverso una coalizione di partiti politici e di liste civiche. Parte da lontano questo progetto perché pensiamo che la politica non si inventa, perché la politica non si fa 2 mesi dal voto, ma si fa attraverso un percorso. E quello nostro è stato un percorso che parte da lontano, attraverso tante persone, tanti giovani, tante persone che vogliono dare un proprio contributo nella propria città, e così nasce un grande progetto che si chiama La Fabbrica delle Idee. Il 26 gennaio facciamo la prima edizione e quindi ospitiamo tante persone in un bellissimo luogo che ci dà la possibilità di fare 10 tavoli tematici. Su ogni tavolo c'era rappresentata una particolare idea, ogni tavolo discuteva di un tema. Questo è stata un'esperienza importante perché abbiamo messo a confronto tanti cittadini, tante associazioni e tutti hanno portato un contributo a quel tavolo. Ognuno ha portato la propria idea e questo lo abbiamo messo insieme nel nostro programma elettorale. Quindi ci fa molto piacere oggi raccontare la nostra storia attraverso le 1000 storie portate all'interno della Fabbrica delle Idee. È vero, è un programma politico costruito tra la gente e in mezzo alla gente. Questo è la cosa che ci dà l'orgoglio di spiegare e di raccontare quello che vogliamo fare, perché quello che passa attraverso la mia voce, però, è l'interpretazione di tante persone, tanti cittadini che sono venuti a raccontare come vorrebbero vedere la propria città. Allora, la mia passione politica chiaramente nasce tanti anni fa, nasce attraverso un percorso, fatto di passione, fatto di partecipazione e fatto di una passione per la città, ma soprattutto per la politica, perché poi seguire la politica non è come nei mondiali che l'ultimo mese fanno tutti gli allenatori. La politica significa costanza, significa partecipazione, significa dedicare il proprio tempo a questa passione che poi mano a mano diventa un impegno e poi diventa un lavoro. Perché credo che poi la politica, al di là di chi la fa tanto per ascoltare qualcosa oppure per farsi un'idea, c'è chi poi la politica la fa sul serio, perché penso che la politica sia un lavoro, sia un mestiere come un altro. Proprio per questo io dico sempre che la politica non si inventa, la politica viene fatta dalle persone, viene fatta da un percorso, c'è formazione, c'è esperienza, questo dà la possibilità alle persone di mettersi in gioco e di mettere a disposizione la propria esperienza e la propria formazione per governare una città. Stiamo andando in giro per i quartieri, stiamo andando in giro per la città, stiamo ascoltando tante persone perché credo che l'ascolto sia una di quelle funzioni importanti per poter governare una città. Stiamo andando in giro per i quartieri perché vogliamo capire quali sono le esigenze delle persone e soprattutto vogliamo capire se abbiamo sbagliato in qualcosa, vogliamo recuperare con l'impegno, con la determinazione, con tutte quelle cose che magari in questo percorso ci possono essere sfuggite o mancate. Questo lo vogliamo fare perché crediamo ad un'idea di città, perché crediamo di voltare pagina e voltare pagina con le persone giuste, perché secondo me la cosa fondamentale è trovare il giusto connubio tra squadra e competenze. Questo farà la differenza in una gestione nuova di questa amministrazione comunale. Nel programma elettorale abbiamo toccato tanti temi, abbiamo parlato di sociale, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di ambiente e su questo mi vorrei soffermare perché ultimamente quello che ci chiede di più la gente, quello che vogliono ascoltare di più è cosa pensiamo rispetto all'ambiente. Rispetto all'ambiente vorremmo essere più puntuali e più precisi rispetto a una serie di temi, tra cui quello di migliorare la raccolta differenziata, ma migliorare in un servizio che oggi funziona, ma migliorare anche in alcune scelte che dovranno essere fatte, migliorare alcune scelte che possano rendere la nostra città più pulita e più puntuale. Rispetto a questo ci adegueremo anche alla tariffa, la nuova tariffa che sarà quella del pagamento puntuale. E rispetto a questo poi stiamo determinando una serie di cose che sono scritte nel nostro programma invece per sensibilizzare le persone al tema dell'ambiente. Oggi vediamo che sui media, sui social, quello che va di più e che comunque impazza è proprio questo. E questo fa molto piacere perché significa che le persone stanno prendendo coscienza
di salvare il pianeta e soprattutto ognuno di salvare le proprie comunità, salvarle da chi ancora utilizza scaricare nei fossi delle nostre campagne materiali pericolosi, di chi ancora fa il lancio dell'immondizia dal finestrino. E semplicemente, io dico sempre, faccio un esempio, dobbiamo salvare la nostra città ancora da chi va a comprare le sigarette e butta il pacchetto vecchio dal finestrino. Io dico sempre ai miei comizi che il 26 maggio dovete votare per coscienza, dovete informarvi, capire chi sono i candidati, ascoltarli, e poi dopodiché il vostro voto è importante perché può determinare il cambiamento, la svolta della nostra città. Io sono convinto che tutti voi ragionerete in maniera responsabile, perché conosco bene i miei cittadini, conosco bene come ragionano le persone che hanno a cuore la propria città. E allora dico questo: domenica 26 maggio votate con il cuore.